Tutto pronto e comincia adesso la sfida tra Bovalinese e Stilo Monasterace. Appoggio corto dove c'è Calderone. Ancora Federico, ce l'ha sul destro, poi prova addirittura la conclusione. Palla Carbone. Prova a passare Gaudio. Gaudio cerca anche lui la conclusione da fuori. Tiro questa volta molto più velleitario rispetto a di Mena. C'è Aiello. Aiello ancora contro Romeo. Passa la palla per Mena, poi l'appoggio centrale per il tiro. Stesso Suraci, prova ad allontanare, ci riesce solo momentaneamente il pallone. Poi Gaudio qui, passa molto bene su Merlo, può impensierire Bucchino. Qui altra uscita sbagliata dello Stilo Monasterace. Occhio a Carbone, ce l'ha sul destro, cerca la conclusione. E arriva anche il primo tiro nello specchio della... Gergo. Errore qui in appoggio di Gergo, palla centrale, occhio all'inserimento di Gaudio. Gaudio c'ha la palla sul sinistro e colpisce il palo. Palla centrale per Giampaolo, altra conclusione, sempre Giampaolo. La conclusione sul primo palo e palla sul fondo. Aiello, occhio a questa situazione che può essere pericolosa con Megna che forse parte in posizione regolare in questo caso. Megna va alla conclusione, Galluzzo chiude. Copertura, rimane a terra lo stesso Bova, occhio a Giampaolo, appoggio centrale per Federico che cerca la conclusione. Prima Suraci allarga dalle parti di Megna che è partito questa volta in posizione regolare. Megna, ottima finta, mette a sedere due, poi Galluzzo con i piedi in qualche modo, ancora Megna, appoggio centrale, Suraci! Invece in caso di successo per lo Stilo Monasterace, proprio gli uomini di Coluccio potrebbero godersi momentaneamente la vetta della classifica. Almeno per una notte, in attesa degli altri scontri in programma domani. Riparte adesso la gara con lo Stilo Monasterace in possesso palla. Di Carbone a cercare Federico, subito chiuso da Coluccio, poi il traversone di Manglaviti. Palla centrale con Papaleo che sventa una palla. Giampaolo. Giampaolo che prova ad accentrarsi. Giampaolo se la porta sul destro, poi torna sul sinistro. In aria Giampaolo. Non c'è nulla qui per il direttore di gara che lascia. Non ci arriva Giampaolo, poi di testa l'appoggio sbagliato qui da parte di Reynoso, cerca la conclusione e trova un grandissimo gol direttamente da fuori aria, proprio Giampaolo. E la Bovalinese passa in vantaggio al minuto. Calderone, bella palla di Calderone per Giampaolo che era partito comunque in posizione di offside. Posto di Federico, palla tagliata verso Coluccio che spizza qui di testa, ma palla tagliata, poi arriva il tiro di prima da parte di Gliozzi e poi salva Coluccio su, torna da Suraci, altra palla scodellata per Megna che va alla conclusione in aria. Gaudio con una grandissima giocata va via due, poi cerca addirittura il cambio gioco per Giampaolo che proprio verso Papaleo che può puntare. Papaleo contro Musolino, ancora Papaleo va al traversone, palla centrale. Ancora Papaleo prova a puntare, c'è il ripiegamento difensivo di Gliozzi, poi il traversone sul secondo palo. Cerca, recupera il pallone. Poi inserimento di Giorgi che cerca la conclusione. Papaleo, triplicato Papaleo, passa ancora il traversone lungo sul secondo palo con Mena che riesce a passare davanti a Giampaolo. Mena, altro traversone, Yesiman al volo con il sinistro, trante verso Papaleo, poi alla fine Yesiman va al traversone, Aiello spizzata, suo l'ultimo tocco. Abbiamo questa azione con Papaleo che prova a avventarsi in aria, Morabito fa una grandissima copertura e arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara Gervasi. Arrivano i primi tre punti della Bovalinese in questa stagione, la decide il gran gol di Francesco Giampaolo al 57° minuto.